Ciao amiche e ciao amici, vediamo alcuni trucchi per capire il canale sensoriale più usato. Sappiamo che le persone percepiscono il mondo attraverso i cinque sensi, che sono il senso della vista, il senso dell'udito, del tatto, dell'olfatto e del gusto. La PNL, la programmazione neurolinguistica, per semplicità, li riduce a tre: il senso visivo, quindi ciò che vediamo, che può essere visivo esterno, interno, immagini mentali. Il senso uditivo, ciò che sentiamo, oppure il dialogo interno, il dialogo interiore, uditivo interno, e poi il senso cinestesico, cioè ciò che tocchiamo, ma anche le sensazioni proprio percettive, ciò che sentiamo dentro di noi. Come fare a capire rapidamente? Beh, intanto da un aspetto, al colpo d'occhio già intravedi una persona, perché la persona visiva intanto sarà molto precisa, ad esempio nell'abbigliamento, le persone molto visive. Difficilmente trovi un uomo con la barba sfatta, curato, una donna con i capelli con la ricrescita, oppure che ne so, con le unghie tutte rovinate, eccetera, eccetera, magari che non se le mezze scheggiate, senza rifatto, oppure un uomo, diciamo, difficilmente anche vedi una persona visiva eccessivamente sovrappeso. Perché le persone visive tengono molto anche all'aspetto fisico. A essere curati, ma anche l'aspetto fisico. Quindi questo è subito, diciamo, una cosa immediata. Le persone cinestesiche invece hanno spesso il fatto di essere un po' trascurate, di essere un po' sovrappeso, perché comunque il tatto, l'olfatto, il gusto gli piace questa cosa qua, e quindi anche nell'abbigliamento prediligono le cose comode, ad esempio una donna predilige delle scarpe comode, una donna visiva magari metterete a caspillo la calza giusta, la cosa giusta, e una cinestesica sarà un po' più, magari può essere anche sensuale, prosperosa e tutto, ma come dire, baderà molto alla comodità fondamentalmente. E poi abbiamo le persone uditive, invece sono un po' più pignole, quindi anche nell'abbigliamento magari sono quelle molto più istituzionali, spesso sono anche iperlogiche, quindi un po' tignose, pignole. Un abbigliamento un po' più serioso, ecco, diciamo così, più istituzionale, più conforme al ruolo. Poi li riconosciamo da come parlano, se riescono a parlare. Il tipo visivo parla molto rapidamente, ma deciso. Dice pane pane, vino vino, andando dritto al bersaglio. Il tipo uditivo inizia a fare mille giri di parole, sono logorroici, si riconoscono abbastanza rapidamente. E il tipo cinestesico invece parlerà molto lentamente, quasi come se si masticasse, diciamo, ruminasse. Parla molto lentamente perché è come se avesse una digestione un po' lenta, insomma, questi sensi vengono fuori in questo modo. E poi prestare attenzione ai termini che le persone usano, insomma, visivi, uditivi per gli uditivi, cinestesici per cinestesici, ti è chiaro, per dire visivo, hai afferrato il concetto cinestesico, ti suona bene uditivo. E poi un altro trucco è prestare attenzione alle sinestesie, cioè utilizzare un senso al posto di un altro. Io leggo il giornale e dico, hai sentito che è successo in Romania, per dire. Il giornale lo leggo, lo vedo, mica lo sento. Oppure sento la radio e dico: ah, hai visto che è successo in Romania? Anche qua, nel primo caso, l'indicazione è visiva, uditiva, nel secondo caso è visiva. Beh, questi sono alcuni trucchi per capire molto rapidamente, in pochi minuti, che tipo di canale sensoriale è quello prevalente usato da una persona. Bene. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e riceverai un video di risposta. Ciao, e se questo video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale ovviamente. Ciao!